Io non sono capace di fare né discorsi né conferenze, quindi sono qui per incontrarvi. Se avete bisogno di domandarmi qualche cosa, fatelo liberamente, sono pronto a rispondervi. E ho accettato questo invito per vedere questi ragazzi, soprattutto quei che hanno fatto il corso, che stanno facendo il corso, quegli allievi che fanno il corso di montaggio, che l'ho visti appena esaminati e non ho potuto più parlare con loro. Ma voglio dire a voi, continuate così, anche qui, in questa grande scuola, quello che avete detto a noi della Commissione, cioè quest'amore per il montaggio. Continuate, vi troverete bene. Io ancora amo questo mestiere. Voi uscirete da qui, avrete altri esami dopo questi e saranno quelli più duri, non parlo solo ai montatori ma a tutti voi, perché sono gli esami della vita, gli esami, come diceva Edoardo, non finiscono mai. Io tutt'oggi, dopo aver montato oltre 200 film, ogni volta che vado in proiezione con il regista, il produttore o viene il regista di Moviola a vedere il materiale montato, mi sento come se stassi al liceo. E questo è un bene, però, che ciò significa che amo ancora questa professione. Io non so dirvi altro, voglio dire da continuare così ai miei futuri colleghi e agli altri dovranno sapere, anche i registi, qui ci sono degli allievi registi, dovranno sapere il montaggio, perché il montaggio è fondamentale. Il montaggio è, prendo in prestito una frase di Francesco Rosi, è la rilettura della sceneggiatura, perché il film ha tre fasi: la fase quando si scrive, la fase di realizzazione, cioè lo scritto attraverso il filtro del regista, e poi c'è il montaggio. E lì devo dirvi, per esperienza, tutti i nodi vengono al pettine. Da lì si può migliorare un film, si può anche peggiorare, quasi mai peggiorare, devo dire. Quindi io ho scelto da far vedere a Cattone, che è del 1960, cioè 28 anni fa, voi, molti di voi non erano ancora nati, vedrete che per l'epoca fare montaggio di quel genere, non dico ci voleva coraggio. Pasolini, che era un grandissimo uomo di cultura, era soprattutto un poeta, uno scrittore, meno regista. E lui scriveva il film con la macchina da presa, perciò non c'erano attacchi, era proprio fuori delle regole. Cosa devo fare? Ho fatto. E quei piccoli difetti, o quei difetti grandi che c'erano, io l'ho accentuati per dare uno stile al film. E questo lo dovete vedere con questi occhi. Ma con l'occhio che allora, negli anni 60, un film così non si sarebbe mai montato in quel modo. Per questo dico che il film, io ho sempre una regola, dice questo non si può montare, dico un metro buono in un take c'è sempre. Grazie. Buongiorno. Io ho fatto una scuola di montaggio, sì, e mi sono trovato in difficoltà perché era molto applicato sul montaggio cinematografico e posso anche dire per niente il montaggio RVM, cioè quello televisivo. Ora, visto che si parla tanto di elettronica, dell'avvento dell'elettronica, l'alta definizione, vorrei sapere da lei, sì, se pensa che, cioè, verrà un momento in cui verrà sostituita del tutto la lavorazione su pellicola, oppure se rimarrà... Anche la pellicola? Sì. Ma queste domande me le hanno fatte tante, tante volte. Io proprio per mia convinzione, la pellicola la voglio sentire in mano. La voglio toccare. Ho fatto anche un montaggio RVM per la Sony
era di Giuliano Montaldo, a regia a Venezia, per vedere, che poi hanno fatto Giulia in Giulia, praticamente l'alta definizione. E c'era Storaro come operatore, e giravamo, però lui girava con una telecamera e con una macchina da presa normale, per vedere poi i risultati dai negativi. Beh, devo dire che stare lì a fare così col bottone mi sembrava di stare a battere a macchina, no, montare un film. Perché il film si monta, si guarda, si smonta, si trovano delle idee, si cambia. L'RVM è certo, il futuro è in dubbio, non si può fermare il progresso. Sarà l'RVM, ma non credo che riuscirà mai a soppiantare la pellicola. Perché l'amore che ha lei per toccare la pellicola, anche io lo condivido, per questo è una cosa che mi preoccupa più che mi rende... Ma sai, voi siete giovani, voi cominciate... Adesso, se cominciate a fare così con i tasti, farete così con i tasti. Io non ho cominciato così, io ho cominciato a sentire l'odore della pellicola, dell'acetone addirittura, che non c'era la pressa Cadozzo, cioè si raschiava, si faceva aggiunta, bisogna aspettare che si asciugava. Molte volte in proiezione si rompeva, prendeva fuoco perché era infiammabile. Mi piace per quello. Perciò non credo che la pellicola venga soppiantata. Anche per i registi, quelli che girano col monito in teatro. Che vuol dire? Già sanno tutto, vedono tutto. Che gusto c'è? Il regista deve aspettare, domani vado a vedere i giorni, l'operatore, il direttore della fotografia, telefono in laboratorio, come è venuto bene, c'è qualcosa di negativo. Allora domani sera, dopo le riprese, tutti, la truppa a vedere i giornalieri, c'è un'attesa, c'è? Quello vedi tutto lì, che lo fa dopo? Perciò credo sì, nel futuro sarà elettronico, senz'altro, però la pellicola secondo me non verrà mai soppiantata. Grazie. Non vedo Sergio Leone RVM, gli ci vorrebbe tutta la Kodak. Può sembrare ingiusto o giusto per un montatore seguire le fasi di missaggio? Le fasi successive della... Deve. Ma succede questo in Italia? E succede in Italia. Io cosa posso dire? Io posso parlare per me, ma io posso star montare il più grande film del mondo e sto missando un piccolo film, io vado ai missaggi. Perché quella è come il montaggio e la fase del film importante, il missaggio è altrettanto. Perché anche il missaggio, fino al missaggio puoi fare un taglio se ti viene, se lo vedi. Se lo senti, è un fatto artistico il montaggio, non è più un fatto che si appiccica la pellicola, non si appiccica più la pellicola, perché tutti farebbero il montatore, che c'è il Cadozzo, riattacchi e vai, qui non va bene, lo faccio qua, ma è tutto il seguito, è quello che dai al regista, è quello che dai sulla sceneggiatura, la collaborazione che gli dai, l'idea che ti venga, perché i registi molte volte hanno il film in un certo modo in testa. Poi forse io monto normalmente senza regista, normalmente, non sempre, proprio per questo, perché viene e trova, sì, il suo film, racconto, ma forse ha raccontato il suo film in un'altra maniera come ha pensato lui, che può essere giusta, può essere sbagliata. Molte volte è giusta, altre volte è sbagliata, e si collabora insieme. Dopo aver montato oltre 250 film, ancora amo il mio lavoro, quindi io sono su tutte le fasi. La fase importante, come ha detto lei, è il missaggio, molto importante, perché ci sono, anche lì è un fatto di montaggio, dosare, certo c'è il fonico, perché lui ha detto a quella, ma si può dire le cose, senti, tiela più basso, forse proviamo più basso, forse dà un effetto migliore. Io collaboro sempre. Dunque, una domanda volevo chiedere, fare io. Dunque, lei legge la sceneggiatura in che periodo? Cioè quando sono state finite le riprese? Oppure prima. Allora voglio sapere, allora lei si attiene più a quello che dovrebbe esserci nelle riprese in base alla sceneggiatura, o guardando le immagini lei si costruisce un film che magari diverge dalla sceneggiatura? Perché io le faccio questo perché alcune
alcune sceneggiature appunto sono state cambiate, per esempio il film della nostra commissaria Vermiule, Pasqualino Sette Bellezze, addirittura, che era stato in sceneggiatura raccontato cronologicamente, addirittura è stato fatto stravolto in flashback, no? Questo qua pensa che è dovuto appunto perché una volta visto così come doveva essere non rendeva il film, oppure cioè, se la sceneggiatura andava bene così, allora bisogna comunque ricondursi, fare in qualche modo andare a, insomma, a ripercorrere quello che diceva la sceneggiatura, ossia il film deve adattarsi alla sceneggiatura automaticamente, oppure comunque bisogna riprendere quello che voleva dire la sceneggiatura e come voleva dirlo soprattutto. Come voleva dirlo? No, devo dire quello che diceva la sceneggiatura. Sì, voleva dirlo nel senso come voleva raccontarlo, sì, con i tempi dello scritto. Sì, questo. I tempi dello scritto ci sono sempre. Poi, ma anche il regista stesso, quando vede il film è finito, ho detto prima, il montaggio è una rilettura della sceneggiatura, perché la sceneggiatura io la leggo prima, come tutti i miei colleghi, la leggono prima, e poi ti telefono, che ne dici, gli puoi dire anche, guarda, mi sembra, gli dai non sono consigli, gli dai delle note, mi sembra che sia lunga, cosa. Quando dice lunga tutti i registi dicono, ma no, no, poi vedrai al montaggio, e lì sbagliano, perché lo devi sapere prima. Se no sono miliardi che butti dentro i cestini, perché dopo va buttato. Ma allora lei pensa che sia opportuno da parte del montatore essere sul set quando si girano? No, no. No, perché il regista deve essere completamente libero di fare. Questa è una domanda che mi piace che mi hai fatto. Perché Sergio Stai, no? Come sapete, è tango, è bobo di tango, eccetera, no? Ha fatto questo primo film, Cavalli si nasce. Il produttore mi ha detto, senti, ti faccio un contratto per stare in teatro e poi fare il montaggio. Io ho detto no, perché non voglio stare in teatro, non mettere suggestione a un debuttante, ma avere sempre un po' così, delle cose non siano molto... E anche io ho detto una cosa, guarda, fallo sbagliare da solo, perché lui lo deve fare, lui deve fare come se lo sente di fare. Non io posso, cosa gli vado a dire in teatro? Cosa gli vanno a dire in teatro? Non è vero quelli dicono, ah ma in teatro, che fanno in teatro? Niente. Che vanno a dire? Mi serve un primo piano? Un primo piano lo sai se te serve, ce l'hai, lo trovi. Tante volte c'è un primo piano che non c'è lì, ne prendo un altro, lo metto lì. No. In teatro non credo che il montatore... Io ho lavorato in America, in Inghilterra, il fatto che il montatore in teatro... Mai andato, sì, andavi così, non c'avevi niente da fare, andavi in teatro, andavi sul set, andavi a vedere, perché non c'avevi niente da fare, veniva un pezzettino così al giorno e non facevi nient'altro. E allora andavi in teatro, ma non che interferivi sull'operato del regista, mai. Quindi mi sembra che lasciare anche gli esordienti, perché si comincia sempre l'esordiente e poi si diventerà qualcuno, lasciarli completamente liberi. E io ho un dialogo con Staino, mi ha detto, dice, senti, io non ho fatto mai questo mestiere. Che cosa, aiutami, ho detto, ma io ti devo aiutare, te fai quello che ti senti di fare e poi vedrai che il film si fa, non devi avere nessuna remora. E ha fatto un film discreto, film, dico, non sia, non è il Ben Hur, ma è un film con i suoi risvolti anche politici, eccetera, insomma, è riuscito a fare un buon film. Allora questo qua mi riporta un'altra domanda. Allora c'è, lei a quanto pare non è neutrale in questo senso, c'è influenza del regista sul montatore, in qual caso mai il regista sia una personalità, o viceversa del montatore rispetto al regista, qual caso mai, qualora il montatore sia una personalità, ossia c'è arrendevolezza dalla parte debole dei due, può succedere? Sì, ma non è arrendevolezza, è una collaborazione, si ma parla. Sono due teste sì, che due possono vedere anche differenza, sì, senza punto d'incontro. Non è detto che ci sia un punto d'incontro. No, delle volte, se il regista dice così, secondo me, se a me non mi sta bene, gli dico, guarda, mi sembra che non va bene così. Vuoi vedere, molte volte ho detto, guarda, io lo penso questo, ma vuoi vederla così? Gliela faccio così. E poi la faccio come dico io. Cioè non c'è mai un contratto, non c'è che uno si arrende, l'altro vince, uno perde. Perché stanno facendo tutti e due lo stesso lavoro, tutte e due per fare per arrivare allo stesso fine. Non c'è mai un perdente e un vincente. Poi ci sono, certo, i registi che non ti sentono proprio. E allora a quel punto lì che fai? Vuoi lì? Ecco, andiamo, vai. Poi siete i responsabili. Ma raramente, raramente ci sono questi signori. Poi si deve anche sbagliare.
Volevo sapere se tutte le tue esperienze sei mai trovato proprio in conflitto con un regista su come montare il film, quando avete lavorato, diciamo, assieme, sì, a fianco. E poi dico, come si è risolto la situazione? È la stessa domanda. Non si risolve mai. Quando montavo Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, stavo alla CDS, certamente hanno sentito nelle nostre stanze che urlavamo tutte e due. Sono venuti a dire, oddio, questi stanno ammazzati. Stavamo discutendo su una cosa. Se andava fatta così o andava fatta quella. Ad alta voce, urlando. Poi abbiamo trovato un punto di incontro. E lui ha sentito le mie ragioni, io ho sentito le sue e abbiamo trovato. Non c'è mai conflittività, non c'è se... Torno a ripetere, nessuno vince, nessuno perde. Certo, il montatore si deve... Il montatore, e poi ci sta il regista, torno a ripetere, che dice voglio così, e allora il montatore dice così sia. Poi, dato che lui, l'autore, in definitiva, si prenderà tutte le sue responsabilità. Ci sono anche film dove a un regista i produttori hanno detto senti, vatti a prendere un caffè lungo di 3-4 giorni, perché c'era una cosa che non funzionava. Dice Nino, poi la fannino e poi la vedi. E hanno mandato a prendere un caffè lungo per 4 giorni e quella cosa è stata risolta. Che lui non riusciva a risolvere perché la vedeva in un certo modo, la vedeva solo in quella direzione e non in un'altra. E questa poi diventa una collaborazione, capito? Cioè, non c'è mai conflittualità tra l'uno e l'altro, ci può essere discussione, poi sono discussioni divertenti, poi non so mai, non c'è mai la guerra, insomma, perché poi si diventa amici così, cioè, guarda, lo faccio così, io voglio così. E poi quando te lavori, se ti chiama un regista è perché sa quello che gli puoi rendere, non gli puoi rendere, perché è difficile, poi dice sì, può venire, ti dice guarda, invece questo campo lungo, Fellini è venuto su intervista, visto il materiale, ho montato, ha preso la seggiola mentre si è seduto, ho detto ma non c'è da fare te? Dice io sì, e allora che sta a fare? Dice ma te che monti così? Monto così solo, ah benissimo, io vado a telefonare, cioè, fa mille cose, poi ritorna e viene a vedere quello che abbiamo fatto. E poi lui tornava e diceva no guarda, mi piace più forse vedere quel campo lungo che questo primo piano, ma era tutto lì, però l'impostazione era quella già. Quindi non c'è mai questa lotta tra regista e montatore. Questo spiega anche che l'abbinamento regista-montatore, che quasi sempre, cioè collaudato una volta, va sempre insieme, non so, Fellini, Mastroianni, lei con Leone e con Pasolini. Nessuno è sposato a nessuno. Si può però cambiare. Continuano questi abbinamenti anche nei film, sì, successivi. Sì, cos'è, sì, una pigrizia per non cambiare, oppure perché se io mi trovo bene perché cambiare? No, perché sai, appunto, non ripetere quello che gli puoi dare, cioè quello che posso dare io, poi un giorno io darò l'altro, non so. Non c'è, continuo questi abbinamenti, nessuno è sposato a nessuno, esiste il divorzio in Italia, tra moglie e marito, figuriamoci nel cinema. Non c'è, forse è un fatto così automatico che avviene, ma anche perché uno ormai si fida, sa quello che fa, quello che rende. È un altro regista, appunto, che lavoro volentieri è Comencini, che non vede soltanto i tech, il giornaliere e basta. Poi, certamente, poi viene Moviola a vedere, anche lui fa il stesso ragionamento, facciamo delle correzioni. Però in questo caso qui ti senti più libero, però sei più impegnato, sei molto più impegnato. Perché col regista vicino, quando hai parlato 3 minuti, sì, così, così, e poi la fai e via, finito. Ma quando sei solo, no, ti devi impegnare di più, per questo è bello. Farlo, impegnarsi, e tirare fuori il massimo. Appunto io dico, poi quando viene il regista, altri esami, come quello che vi ho detto prima, esami non finiscono mai. Vieni, ti fai questo esame, va bene. Molte volte va bene, qualche volta non va bene. E lei diceva appunto, il film che vediamo, che tra l'altro ho già visto a Cattone, sì, era... insomma un precorrere i tempi per quel che riguarda il montaggio, no? E io voglio dire, c'è questo ragionamento che fa il montaggio di non provare qualcosa di troppo audace che l'eventuale, colui che guarda non può raccogliere appieno. Si diceva, non so, Resnais diceva che i passaggi temporali, sì, non dovevano essere documentati perché il pensiero è irrazionale, allora non c'è bisogno. Però diciamo non hanno avuto quel gran successo di pubblico.
Sì. Allora, questo compromesso tra lo sperimentare in qualcosa di nuovo, valido, per l'amor di Dio, chiaro, però che non tutti capiscano, cioè c'è questo, si fa questo pensiero, la figura professionale del montatore e del regista che scala, sì, perché immagino che sono una cosa che si discutono assieme, se non addirittura già in sceneggiatura. Sì, ma è chiaro questo, il montatore è anche il primo spettatore del film, quello che lo vede per prima praticamente. L'occhio allo spettatore lo devi dare sempre, lo devi tenere sempre. Quello lì di trovare delle nuove soluzioni, non significa niente. Vanno bene, vanno trovate le nuove soluzioni. Ho detto prima, il montaggio, perlomeno sempre per quanto riguarda me, io non lo faccio mai uguale. Ogni film cambia, ogni film apporti una cosa, lo fai in un modo, lo fai in un altro. E addirittura ho una tecnica, che è mia, personale. Io monto il film con la colonna naturalmente, no? Col suono. Quando ho montato la sequenza, l'assistente lo faccio mettere indietro, chiudo il suono e la passo muta, perché mi deve dare la stessa sensazione che se ci fosse, devo capire tutto, anche come se ci fosse il sonoro. Perché il film è nato per immagini, quando era muto erano solo immagini, e ti deve dare la stessa sensazione. Poi tutto quello che aggiunto, musica, eccetera, sono complementari, ma la base è la pellicola. Si sa una cosa, secondo me fondamentale, durante l'elaborazione di un film in generale, specificatamente per durante il montaggio, che il montaggio sia la fase veramente di costruzione reale, con una tecnica o un'altra, non importa, del ritmo dell'opera, che è fondamentale nella sua percezione che avviene dopo. E il ritmo, in nient'altro che questo, diciamo anche come un po' di matematica, il debito di immagine su un'unità di tempo. Allora, volevo dirle una cosa, perché io, per piccole cosette che uno ha dovuto montare, fa sempre due approcci. Uno che dice, vabbè, provo se un approccio più o meno un po' matematico della cosa, o c'è anche tutto quello che viene dal sentimento, del sensoriale. Per esempio, le cose più difficili sono nel caso del montaggio in parallelo, dell'azione parallela o di un'associazione che non c'entrano niente, invece devono sboccare tutti e due ad una stessa emozione. Volevo chiedere a lei, con questa tutta sua esperienza, questo approccio che fa lei per costruire, tanto che secondo me questa è una cosa che torna molto al contatore come almeno prima proposta del ritmo della scena, avendo già letto la sceneggiatura, che approccio preferisce, nel senso un primo premontaggio in cui lei mette a priori le scene con una certa valore in metraggio, dico, e poi riesce a correggerle dopo averlo vista in questo cerchio, o arriva direttamente ad instaurare un certo ritmo totalmente con una sensazione, con un approccio sensoriale? Questa è la mia domanda, non so se sono stato esplicito. Sì, chiarissimo. Io devo dire, io non c'ho mai un primo montaggio, un secondo montaggio, un terzo montaggio, c'ho il montaggio. Io non mi permetto mai di dire, se adesso faccio un montaggio lungo, poi lo stringo. Io parto col montaggio, parto con la storia, parto con quello che devo raccontare. E do il ritmo, già facendo, appunto, diciamo, un montaggio parallelo, con i tempi sono quelli reali o irreali, non fa niente. Io do già quel ritmo al film. Perciò racconto già, non c'ho un premontaggio. Normalmente, giustamente, poi, rivisto il film, posso fare mille correzioni. Le trovo forse troppo rapido, forse meno rapido, lo trovo, ma in partenza, così, inconsciamente, io faccio il montaggio del film. Io come lo sento, perché una cosa, tu non ripeti, non è soltanto lì, la devi sentire anche dentro, è una cosa che si sente. Ma quando uno taglia a quel punto lì, ma perché si ferma lì? Perché ferma Manuela lì? La ferma lì perché dentro sente che basta. Capito? E questo è il ritmo, ce l'hai anche dentro. E il montaggio, per rispondere alla sua domanda, il montaggio io lo faccio quello che è. La sceneggiatura dice questo, io faccio già il montaggio quello che deve essere. Perché poi c'è un'altra cosa che è molto deleteria, questo di vedere il film 82 volte, capito? Adesso facciamo così, no, adesso rifacciamo così, il film si rovina. C'è un film che ho fatto io che non è uscito neanche,
c'era un grosso scrittore dietro, perché voleva reinventare tutto. Con quello che c'hai non puoi più reinventare niente. Te non puoi dire neanche, il regista dice, ma qui dovevo girare, non ho girato, ah, se mi avessero dato questo, la volevo così. Non ha nessuna importanza. Te devi fare il film con quello che c'hai. Il materiale è quello. La sceneggiatura, io la leggo. La leggo prima di montare le sequenze, me la leggo e poi basta, poi non avuto più. Poi devo fare il film, lo devo fare tenendo sempre lo spirito del racconto. Lo devo fare con quello che c'ho. Non posso inventare, ho detto, ah, se questo girava, io posso dire di me, sì, mi hanno chiamato per fare un film già montato, c'era una montatrice, una mia collega, e ha detto, dice, allora qui bisogna che, questa regista, era anche lei una regista, dice, dovresti girare questo. Mi ha chiamato come supervisore, andò a vedere, ho detto, ma non mi sembra che serve, perché cosa serve questo? Ho detto, vabbè, allora che fai? Niente, riattaccate tutto, lo monto. Il materiale ce n'era 70 volte di più di quello che chiedeva lei, è perché lo vedeva in un certo modo, capisci? Ciò significa, ritornando alla sua domanda, io il montaggio lo faccio come lo sento in quel momento lì, e non c'ho mai un pre o un dopo montaggio. Buongiorno, mi chiamo Massimo Bellinzoni. Volevo chiederle una cosa, dopo il regista, che diciamo è il maestro dell'orchestra, con quali elementi della troupe cinematografica, del cast, il montatore si trova più spesso, magari non dico a discutere, ma a dover insomma a condiscendere a determinate cose, non so, magari l'attore che si arrabbia perché dice ah, mi hai tagliato quella scena migliore, o lo sceneggiatore che si lamenta perché secondo lui è stata tagliata una battuta più importante di un'altra, insomma. Ecco, con chi si trova a dover più? A parte il regista, giustamente, sono i sceneggiatori. I sceneggiatori, ah, qui mi sembra, ma non è, che già prendono col regista, dicono, ah, ma non era così, te l'hai fatta così. Capisci? I sceneggiatori non sono mai contenti, se va bene sono bravi, se non va male loro non sono bravi, sono bravi lo stesso e gli altri non sono bravi. Quelli che posso incontrare sono solo i sceneggiatori. I sceneggiatori, perché loro hanno scritto un film, giustamente, ha provato il regista, ha collaborato con il regista. Ma tu non ripeti, durante la lavorazione del film si possono cambiare mille cose. E quello c'è, cioè, il regista che cambia qualcosa. E allora, quando vengono al montaggio, dicono, ah, ma no, questo qui poteva essere più divertente, meno divertente, ma come fai a sapere chi era meno divertente o più divertente? L'ha fatto così. Poi c'è il montatore, invece, ma tagliamo qui, dottor Zan, tagliamo lì. E te leva tre battute che tu ci hai messo una settimana a scrivere. Ecco di bello che finiamo su sto primo piano, lui fa zan, perché il cinema è immagine, sai, quella grande difesa dei montatori. E se gli altri no, gli altri devo dire. Io sto molto attento ai direttori della fotografia, cerco, non dico di aiutarli, ma cercare da non mettere mai se una scena è troppo chiara, una è troppo scura. Cerco sempre un po' di aiutarli in questo, da collaborare anche con loro, soprattutto questo. Ma il resto non c'è mai, sono solo i sceneggiatori. Perché loro non gli va bene niente, ci sono i sceneggiatori qua, sì. No, non è sì. De Niro, poi trovi di De Niro, veniva in Moviola, veniva a vedere le cose, diceva ok, ciao Nino, se ne andava. Perché sono americano, sono professionista. Quali sono quelli che non sono i semi attori vogliono fare, vogliono mettere bocca, gli altri no? Marcello Mastroianni o vedi mai? E volevo chiederle una curiosità tecnica, volevo sapere come si imposta il montaggio col computer, una cosa di cui si parla negli ultimi tempi, non so se le va questa domanda. Io torno a ripetere, computer non ce l'ho neanche a casa. C'ho per miracolo, perché mi hanno regalato un videoregistratore, e televisione vedo soltanto dove ci sono dibattiti, dove c'è lo sport e poche altre cose. Non mi parla a me di computer. Mia figlia, laureata in lingue, lavora in IBM, ci penserà lei computer, perché io non ci avevo neanche pensato. Il montaggio fatto col computer, boh, mi sembra una cosa al di là da venire. Può darsi che venga, io non lo so. Può darsi pure che col computer uno va lì. Pensa che divertimento che sarebbe. Non so.
mi scusi, mi ha un po' impressionato, lei ha detto c'era una volta in America 300.000 metri. Yes. Vorrei sapere come si fa a lavorare con una così grande quantità di pellicola. Poi 100 volte quello che c'è stato poi come risultato finale. Vorrei sapere anche, come curiosità, in che senso questo materiale 100 volte sono altre inquadrature, tante volte le stesse inquadrature, cioè come ha girato Leone per girare 300.000 metri di pellicola? Allora, so che è stato qui anche Sergio Leone, mamma mia. Allora, lui gira tante ripetizioni, ma su tante angolazioni. Una di qua fa 72 volte, di là fa 12, quella fa... è sempre quello, gira, e per montare hai mille modi da montare. Con Sergio, perché risponde anche a te questa domanda, c'è un feeling praticamente. Sergio, cosa facciamo? Non puoi vedere, scegliere 300, lui tutto al finale, lui quando gira non vede niente, non sente niente, va avanti, solo alla fine. Allora non si possono scegliere 300.000 metri o giù di lì, perché dopo 15 giorni ci portano tutti e due al manicomio, dice, chiudete, siamo fatti. Allora noi prendiamo una sequenza, due sequenze scegliamo in un giorno o due giorni, dipende, e poi le montiamo, mentre sta per finire, vediamo le altre e così via, fino alla fine. Lui scegliamo insieme a vedere, parliamo un po', poi lui se ne va, io monto, e lui lo viene a vedere, viene la sera verso, e questo è il guaio, verso le 7:30, bello riposato, e noi dalla mattina alle 9 che stiamo lì. Però quando telefono Gianluigi Rondo, chi per lui, appena arrivato, dice come sta? Sto a pezzi, sto a montare, sto filmando, sono stanco morto. Era bello fresco riposato d'estate poi, fatta la doccia tutta, la piscina tutta, e noi lì, a soffrire. Questi anche i registi, ma non solo lui, tutti, non ce n'è uno. Se stai in moviola con regista, tra te e lui così, amici, cose, no, sì, sì, ma come entra una terza persona, si mettono tutti così. No, perché dicevo, allora io che ho imparato queste cose qui, spengo la moviola, mi fermo, allora se è un amico, devi salutarlo, devi, allora quando è finito? Cominciamo a lavorare, perché non si può lavorare con la gente dietro che parla, che cambiano completamente, sono proprio dei calamonti, che cambiano così. E questo è il modo di lavorare con Sergio, che devo dire poi che è una persona squisita, è una persona con tutto, che si lavora 12 ore al giorno, è meno pesante perché non è isterico. Lui dice vorrei vedere un taglio in mezzo a tutto questo balamme di roba, trova un taglio, è una parola. Passano due ore, lui dice non fa niente, domani mattina. Allora l'assistente tutta cerca di cose, e lui la mattina lo vede, perché uno calma, e allora ti dà anche, sei calmo anche te, perciò viene tutto per il meglio. Ma c'era una volta in America, il primo montaggio, che era il montaggio poi, era 4 ore e 32, portato a 3 ore e 45, tagliando, per tagliare 45 minuti, è stato duro, durissimo. E anche lì, con i sceneggiatori che dicevano una cosa, fortuna che poi all'ultimo abbiamo sentito poco. C'è un episodio, voglio raccontarvi una cosa giusto dei sceneggiatori sul film di Comencini, Tutti a casa, che avete visto, anche se da giovanissimo l'avete visto in televisione, l'hanno dato più di una volta, la scena quando Alberto Sordi sta col camioncino della farina e poi c'è l'assalto alla farina, non so se vi ricordate quella cosa. Naturalmente Comencini girava a Livorno. Sì, tutto a Livorno sta fatto. Sì. Giravano a Livorno e io andavo su il sabato e la domenica a scegliere il materiale con Comencini e poi durante la giornata che lo montavo. E una sera mi chiama Dino Di Laurenti, alle 10 di sera, mi dice, senti, ho visto il materiale di quella sequenza qui, che io devo far rigirare perché non funziona niente, qui tutti i campi lunghi, non si capisce niente. Ecco. Dice, devi montare alle 10 di sera. E dice, noi andiamo a mangiare. Agge, Scarpelli, cioè parlo di sceneggiatori, cioè credo c'era anche Fondati, cioè sono andati a mangiare e tutti a dire, ma sì, mi sembra sta scena non siamo riuscita, quello che volevamo di noi non sia riuscita bene. Allora, loro sono andati vicino alla Vasca Navale, c'era un ristorante che si chiamava Capoccetta, lì sul Tevere, dice, noi andiamo a mangiare la Capoccetta, lo devi montare.
alle 10 di sera, poi verso l'una ritorno, allora niente, che hai fatto? Finito? No, ancora, aspetta, fai ancora, no, no, alle 2 ho finito, l'operatore, anche lui è andato a mangiare, l'operatore cabina, io no. E lui vede il materiale, ah, montato, ma vabbè, entra in ufficio, chiama Alfredo Di Laurenzi, che era il direttore di produzione, di notte ai due lo sveglio in camera, Dino, ho visto la roba, è bellissima, lì ha cominciato ad andare avanti così perché è proprio straordinario, ciao. 3 ore prima, qua la scena si doveva rigirare. Ecco l'importanza del montaggio. Ecco perché il regista poi ti richiama. Come ci non ha visto niente montato, voglio parlare proprio di questo. È venuto in Moviola a vedere il primo rullo montato di tutti a casa, naturalmente impotente, non ce l'avevo. Lui sta davanti, io stavo dietro, si è girato e mi ha dato la mano. Questa è la cosa più bella che ho avuto nella mia vita. I registi però devono imparare cos'è il montaggio, perché capiscono molto dopo il montaggio. Pasolini, dopo il primo film, questo qui a Cattone, ha cominciato a capire certe cose. E gli ultimi film, purtroppo, mi ha detto adesso sono diventato bravo. Mi piaceva più prima, ho detto, che gli ultimi film sarà la trilogia su De Camerone, cioè, che erano molto belli tra l'altro, ma è stato un uomo interessantissimo. Ho imparato molto da lui come uomo, no? Come regista, lui aveva imparato qualcosa da me. Allora, forza, dica. Sì, la scelta del montatore va fatta principalmente secondo lo stile o la sua capacità di realizzazione? Una domanda. Poi, che tipo di istruzione dà il regista al montatore? Lui dà una visione generale di come, l'aspetto generale di come vuole il risultato, o sono istruzioni più dettagliate? Non ho idea bene. Non dà nessuna istruzione. Non è che dà istruzione, cioè, abbiamo detto prima, c'è la sceneggiatura, leggi la sceneggiatura, sai quello che è un romanzo, cioè, in testa te lo fai, come se leggessi un romanzo, no? Naturalmente noi con la mente un po' così, sempre pensare al cinema, naturalmente lo devi vedere così e già ti vedi l'attore, ti vedi tutti dentro. E poi devi seguire solo quello, non c'è. No, il regista non dà mai, dice io vorrei fatto così, lo dà eventualmente in sede di montaggio se c'è lui. O lo dà dopo, se io ho montato e lui viene a vedere quello che ha montato. Sono qui, ma prima non ti dice mai niente. Allora quello che conta è lo stile del montatore. Come, scusi? È lo stile del montatore che conta, ma il risultato finale. Ma non è il suo stile, c'ho delle persone, sempre in ambiente cinema, cioè io entro al cinema, vedo come montato il film e so che hai montato te. Io non lo so perché, ma insomma, lui dice, sì, mi sembra che hai montato, ci sarà qualche modo. E loro non è che si affidano a te per lo stile, si affidano a te per quello che ho detto finora, cioè quello che te gli hai dato prima. E gli altri naturalmente, io ho tenuto a battesimo Vancini con La lunga notte del 43, che Montaldo, Pasolini stesso, tutti quelli che iniziavano, e non è che c'avevano un senso, oddio, questo è bravo, allora, no, c'è una collaborazione normale. Ma nessuna istruzione danno prima, perlomeno, io parlo sempre per me, capito? Non è che stai in Rai e viene il redattore e dice allora un metro di questo, un mezzo di quell'altro, 2 metri di questo e questo e vai, finito. No, non c'è, non esiste mai che loro ti dicono prima come lo vogliono, loro lo devono fare come lo vogliono e poi verrà come loro lo vogliono, ma se non lo fanno come lo vogliono in ripresa non verrà mai come lo vogliono loro, non te lo possono dire neanche prima come lo vogliono fare. Volevo chiedere, mi è capitato di leggere un articolo sul montaggio, sui montatori italiani e in particolare sui loro rapporti con i registi. Ora non ricordo i nomi di questi montatori, però raccontavano delle loro esperienze, dicevano che per esempio De Sica in sala di montaggio dormiva, un altro famoso regista stava sempre al telefono, invece dice Orson Welles quando venne in Italia era praticamente un tiranno nel montaggio, decideva tutto lui. E mi ha colpito una frase di questo montatore che diceva io penso che si potrebbe fare così, e Orson Welles lo richiamava dicendo lei non deve pensare. E questo... Perpignani che rispondeva. Eh? Perpignani che rispondeva. Ha detto tu non devi pensare. Era ragione, era più corretto. No, diceva che sì. Per lui era una... Era vero perché il montatore non deve pensare in realtà a quello che sta facendo,
Deve farlo. Allora, se De Sica dormiva, non lo so. Il montatore di Sica era mio zio, Eraldo da Roma. Basta, è montato, dico, sotto quelli di Sica, là delle biciclette, Antonioni e altri. Che dormiva, non lo so. Io vedevo lì, qui a Cinecittà, stavo vicino. Naturalmente io facevo film, piccolo film, loro facevano quelli lì, ma non mi sembrava che dormiva. È difficile dormire. Orson Welles sì, Orson Welles è un despota. Orson Welles me lo ricordo alla Scalera, dove adesso non ci sono più stabilimenti in Scalera, che faceva l'Otello e aveva tre montatori. Ma lui passava da una moviola all'altra, ma gli strappava la pellicola dalle mani proprio. Capito? Vabbè, quello era... Che io favo, ammazzato. Quelle, io gli dicevo, arrivederci, grazie, state bene, me ne vado. Posso? Una domanda rapida, secondo lei fin che punto l'operatore, non parlo del direttore di fotografia, ma parlo precisamente dell'operatore alla macchina, fin che punto l'operatore alla macchina dovrebbe essere a conoscenza dei problemi di attacchi e del montaggio in generale per poter riuscire a fare... Ma sai, l'operatore alla macchina c'ha tanti problemi del suo, non credo che vada a pensare agli attacchi al montatore. Deve guardare se quello sta a filo, se quello c'è, se sopra siete qualche cosa. Pensa te, quel momento che sta in macchina, quello che c'ha a poraccio. Ti pare che va a pensare al montatore? Quello che c'è, dice, va bene così. Ma l'operatore della macchina ha i suoi problemi. Può dire sì, oddio, ma c'è, poi c'è il segretario di edizione, perché ci sono tante categorie nel cinema che sono importanti. Io dal capo macchinista, dal macchinista, al regista, dal produttore, sono tutti importanti. C'è un regista, che alla fine c'era un carrellista, no? Quelli facevano i carrelli, famoso, che erano dei più bravi, che quando finiva l'inquadratura lo guardava. Se quello stava zitto, diceva buona, se no, se quello faceva così, dice, ne facciamo un'altra? Non sapeva quello che era successo, però dice, facciamone un'altra, non so, quello ha fatto così, capito? E questo ci sono. Con tutto che il suo è un ruolo eminentemente tecnico, lei avrà... Artistico. Sì, sì, infatti era qui che voleva arrivare. Sceneggiatore. Appunto. No, era qui che volevo arrivare, la domanda era provocatoria. Lei avrà un partito artistico, nel senso che lei lavorerà più volentieri con qualche regista e meno volentieri con qualcun altro, le piaceranno alcuni film più di altri, questo che volevo sapere. Sì, i film se butta a caso un regista di cui lei ha visto film che non le piacciono minimamente, le chiede di collaborare con lui, lei che fa? Faccio, chiedi di no. Perché? E allora dov'è l'arte in questo? Perché bene o male lei... Ma deve... Ma è bello perché ho visto che ha sbagliato un film, allora mi stimola. Vorrei fare il prossimo film, non vorrei fare sbagliare, lo vorrei aiutare in quel senso. Ma se lo sbaglio non è di montaggio, ma è prima ancora, insomma, è uno sbaglio di idea, di cinema. Vabbè, ma allora non l'ho visto perché neanche è uscito quel film. Non l'ha visto nessuno, allora quel film che dice lei neanche è uscito. Quindi per lei, insomma, ogni tipo di cinema ha del buono e deve essere salvato. Ma quello è stimolante. Ti ho detto prima, non sono solo i grandi film, i grandi miliardi, sono quelli piccoli, quelli dell'articolo 28 che mi piace anche farli. E lì i miei contratti sono molto bassi. A lui, capito? Perché sono amici, chiedono una mano, volentieri. Allora. Volevo sapere se c'è un partito. Quante cose lo sapete, ma sono qui per questo. Se c'è bisogno di un particolare talento o predisposizione per montare un film comico, tra virgolette comico, non la bassa commedia piena di parolacce, ma ossia mai come in un film comico le pause, i cambiamenti di piani sono importanti. Sì. Cioè, non so se bisogna stare accanto a un comico veramente per imparare da lui oppure. Perché i tempi delle risate di non è il tempo di risate, i tempi della battuta, fa esplodere la battuta. Io ho fatto un film che sta adesso a 15 miliardi di incassi, si chiama Il piccolo diavolo. Adesso, io non voglio parlare che sia bello, sia brutto, non voglio neanche discutere, ma sta a 15 miliardi, la previsione sono 25 miliardi, cosa mai arrivata. E lì il mica regista Benigni, c'è scritto regia... Ma il mio regista Benigni mi ha dato del materiale lì e poi prima solo e poi insieme abbiamo trovato certe cose. La scena, non so se qualcuno l'ha vista, la scena del pranzo con Matao era esattamente il doppio di quello che c'era.
c'era lui che cantava, lui che montava sul tavolo, lui faceva tante altre cose. Dice, bello, bello. No, ho detto che poi diventa troppo, allora non credi più a quello che viene dopo. È stata portata, è stata tagliata. Perciò non, anche i film comici non è che sanno, devi avere, devi, il montaggio devi sapere quando scatta la battuta, non scatta la battuta. Poi lo devi fare, non so, io non so che. Io non ti posso dire che bisogna fare così o bisogna fare quello. Io faccio così, perché ti ho detto prima, la manovella perché la fermo lì, non lo so. Io non so perché vado avanti, poi ferma la manovella lì, perché e li segno e taglio, che ne so. Scusi, dato che ha parlato del piccolo diavolo, le volevo chiedere una cosa. Dimmi. È stato molto difficile montarlo, perché mi ha dato un'idea che ritmicamente abbia dei toni che salgono e scendono in continuazione, cioè che più che altro si è cercato di legare degli sketch di Roberto Benigni, che è veramente la figura del film, perché diciamo che almeno a me quello che mi è piaciuto moltissimo nel film, non mi è piaciuto il film, sì, mi è piaciuto Roberto Benigni, perché mi piace e mi diverte. E quindi mi è sembrato, diciamo, un collegamento tra i vari sketch suoi, dove quello della scena a tavola è senz'altro una cosa che mi ha mandato tutto il cinema in delirio, è stata bellissima la scena, divertentissima, ecco. Però volevo sapere la difficoltà di legare tutte queste cose, di creare questi ritmi, che uno prima scoppia le risate, poi per un attimo. Sì, ma non può essere, sennò poi te muori. Se no muori. Stai lì, muoiono tutti, c'è un'ambulanza a portarle via dopo. Perché tutti a ridere, da inizio, non c'è nessun film al mondo che puoi ridere o puoi piangere da inizio alla fine. No, quello è stato difficile, certo, te l'ho detto prima. Quello ha girato delle cose, poi questo lo leviamo, questo lo mettiamo, questo forse meglio metto qua, questo forse meglio metterlo là. Poi lì ho fatto due montaggi, esattamente due montaggi, perché il film è tutto preso diretto. Allora ho fatto un primo montaggio, una prima, che era quello inglese, con Mattau che parla originale, perché è tutto originale. E poi ho rimontato praticamente da capo tutto l'altro italiano, dove parla in italiano, in inglese parla soltanto Mattau, e il resto parlano tutti italiani. Ci ho fatto due montaggi, anche lì non è che ho abbondato il regista. Solo. Certo, la difficoltà c'è stata, perché poi è un film comico, io mi sbalordisco io, questi incassi, mi mandano al manicomio, ma come è possibile? Purtroppo, ma questo, si presenta il produttore, non è, ma questo qui, secondo me, va bene, perché Benigni è un amico, tutto quanto, ma come livello culturale, ragazzi miei, se va male, sì, bisogna fare anche i film, bisogna che qualcuno pensi da far fare dei soldi, non dico i miliardi, ma dei soldi, anche altri film che sono belli, ma non riescono perché dopo tre giorni non li trovi più. Io andavo a vedere, non ci stanno più, dove stanno? Ragazzi, io non so voi come troverete, ma è dura, perché ormai il cinema non muore, non morirà mai il cinema, perché il grande schermo è il grande schermo, non c'è niente da fare. Però voglio dire, adesso anche le mentalità dei produttori sono cambiate. Chi c'è? Berlusconi, ok, ovvio, quanto gli dà Berlusconi? Io so, voi sapete che parla così toscano, dice, vabbè, mi dà 150 miliardi e faccio i film per lui. I produttori non vengono più a vedere il film come lo vedeva, dico, De Laurentiis, che mi chiamava alle 8 della mattina sulla pontina, senti, domani devo vedere perché voglio vedere film e moviole, cose. Non esistono più, questi vanno, allora, televisione quanto da X, quello quanto da X, allora questo è mio, quello lo mettiamo nel film, poi vengono a vedere, parlano, cose, no? Ci sono i pupazzi che camminano, non sanno quello che c'è lì sopra, quanto dura, un'ora e mezzo, no, ciao, finito. E dove sta il cinema? Sono pochi quelli che fanno veramente il cinema. E quando mi dicono questi incassi, sono contento per il produttore che è un mio amico, per tante cose, sono contento perché la gente va al cinema in qualche modo, capito? In qualche modo esce da casa e va al cinema, va a vedere Benigni, non mi interessa, però esce, le sale si riempiono, quello è importante, riempire le sale. Però ci sono anche altri film, che dopo due giorni ci sono più perché non riescono a fare, c'è un film che io ho visto bellissimo, con delle mie riserve particolari, che a Padova ha fatto una domenica 70.000 lire. C'è da ammazzarsi, eh?
Un film bellissimo. Lo dico. Il nuovo cinema paradiso. Dica. E ritorniamo a noi, queste sono tutte cose che... Senta. Dica. Alzati, bravo. Volevo parlare di pubblicità, di montaggio dei pezzi pubblicitari. Sì. Perché ho sentito un montatore giovane che diceva... abbastanza giovane, che diceva che secondo lui il futuro del montaggio è nella pubblicità. E cioè, in effetti... Ora c'è quel montatore. In effetti, cioè, se si guarda con attenzione, ci sono delle pubblicità, specialmente quelle, alcune di automobili oppure di liquori, sì, che sono... ce n'è una, non mi riesco a ricordare il prodotto perché guardavo altro, sì, però insomma è montata tutta in controtempo, cioè il rapporto tra la musica e l'immagine è abbastanza interessante, abbastanza, sì, complesso. Volevo sapere lei che pensa di questo. Poi volevo sapere anche... lei, quale, secondo lei, una persona che comincia, sì, con che tipo di lavoro o a quale fase del montaggio, con quale fase del montaggio deve cominciare a lavorare? Che, questo sotto forma di consiglio, ovviamente. Io comincio a scrivere 18-1 prima, 18-1 prima, hai capito? L'aiuto dell'aiuto dell'aiuto dell'aiuto, comincio, perché io sono figlio del nepotismo, però, perché Dio, mio zio era Eraldo da Roma, era montatore, io ho cominciato con lui, c'è adesso. Allora lei mi diceva per la pubblicità, io l'ho montata pubblicità, la pubblicità di Sergio Leone. Una era quella, non mi ricordo, la Ford forse, la Ford si scatena, quella che era dentro, girato alla, sembrava il Colosseo, invece era giù in Algeria. Io ho montato quella, mi sono divertito, bellissimo. Poi ho fatto quell'altra del... che c'era l'elicottero solo GMB, sempre Sergio Leone. Io ho montato soltanto tre pubblicitari e tutte e tre con Sergio Leone. E in Francia ha preso un premio per il miglior spot pubblicitario questa macchina, che la Ford si scatena, un affare del genere. Perciò, però il mio, mi dispiace per lui che dice che la pubblicità sarà il futuro di domani, secondo me no. Non puoi fare pubblicità, perché è anche facile, ma è facile fare quei pezzettini lì, avere un ritmo così, lo trovi, la musica specialmente che te lo dà il ritmo, è facilissimo. Il difficile è quando ci sono i tempi lunghi, ragazzi, quando sono i tempi lunghi è difficile, appunto lo devi tagliare, perché l'altro, te lo sai, deve durare, ti dicevano quanto deve durare. Sergio Leone, con quelli che abbiamo fatto, neanche il Ciak ci batte, perché il Ciak è più lungo dello spot che ha fatto lui, che era 26 secondi, 25 secondi, che ne so quante. Dice, ma come si fa? Nì, come si fa? Anche lì premetto che l'abbiamo montata a Parigi e siamo andati nello studio di Deluc e siamo andati lì, siamo stati dall'una fino alle 3 del pomeriggio per vedere il materiale per montare uno spot. Non so, anche un film, due film, tre film, non so quanti erano, per fare i pezzettini così. Ma questo qui mi sembra che, non so, questo montatore, se vedete che monta per la televisione, per i spot pubblicitari, vanno benissimo. Ci vuole anche un'abilità a montare quelli, secondo me non è facile, ragazzi, ci vuole un'abilità. Però tra dire quelli lì che il futuro del cinema sarà quello, non credo proprio. Ma perché questo diceva... Sì, ma hanno aperto. Questo diceva che poteva essere per degli studenti altrettanto utile studiare il montaggio di un pezzo pubblicitario che il montaggio di ottobre, non so, oppure... Ma era in questi termini, insomma, sì, il discorso. Che devi studiare lì, non capisco. Che devi studiare? C'è quelli che fanno i spot, l'agenzia che ti dice deve durare tanto, c'è il regista che ha girato e devi stare dentro il coso lì, comincia a tagliare, tagliare, tagliare. C'è uno storyboard, te devi seguire quello storyboard perché quello parte dalla ditta. E sembra che fanno veramente, che inventano la penicillina quando vengono giù questi, perché arrivano in sette. Tutti che valigie 24 ore e cose per 6 secondi di roba. Cioè no, questo perché il significato della bottiglia messo così, il significato messo così no. Ci vado un po' a ragionare. Che te devi inventare? Tutti grazie. I modi, va bene, quello che è il lavoro, va bene tutto. Io ho cominciato a montare i documentari, ho montato tutto quello che trovavo per terra, attaccavo, che ne so. Cominciare, cominciare, cominciare. Non mai aspettare.
Beh, faccio il corso di montaggio e te hai cominciato a parlare di che hai cominciato a numerare la pellicola e fare sì. l'assistenza. E questo è un dubbio che ho avuto, ho parlato con molti montatori prima e tutti mi dicevano che il montaggio si impara in moviola, non si va a fare la scuola. E volevo sapere la sua opinione su questo. E volevo questa domanda, finalmente una fatta. Con l'ultimo ciak, settimanale ciak, del no, di questo mese, mi sembra di ottobre, è uscita un'intervista sul montaggio, c'era Ruggero Mastroianni, c'ero io, a parte che a me mi ha messo una fotografia bellissima, tutti i capelli, perché era un altro, non ero io, dice Nino Baragli, dice dopo oltre 30 anni di montaggio, questo tutto Moretto, che era Ugo De Rossi, un mio ex assistente, tutto bello Mori, gente si è arrabbiato, io mi sono arrabbiato, io devo ringraziare, infatti mi ha telefonato il caporedattore, dice guarda qui è stato successo, non vi preoccupate, ma sta bene, è tutto Moretto questo, capito? E questo è matto. E lì, non l'ho detto solo lì, l'ho detto in altre parti, la scuola non serve a niente. Adesso vedo sta notizia, tutti per terra. No, non serve in questo senso. Se dopo che siete usciti da qua non ci sono le strutture che vi aiutano, non ci sono le strutture che vi inseriscono, cosa fate? Cosa fate? Io non so, lo domando. Allora Bertelmulli adesso mi ha chiesto, dice senti, nel prossimo anno qualche allievo dove possiamo mandare in moviola da te a guardare, da Fraticelli, da Ruggero, da qualcosa. Vabbè, ma che dobbiamo risolvere noi i casi dello Stato? No, io dico che è facile farlo, c'è l'Istituto Luce che faceva i documentari, prima faceva i cinegiornali quando c'era lui, sempre su lui le cose, poi ha fatto altre cose, poi ha fatto dei bellissimi documentari, Storaro ha fatto dei documentari con l'Istituto Luce, Vittorio Storaro, che erano bellissimi, tanti altri registi hanno fatto i documentari, perché l'Istituto Luce, questo ente, non vi dà a voi la possibilità, ma a tutti voi, cominciando dai sceneggiatori, cioè scrive un documentario, una storia su un documentario, un direttore della fotografia, un operatore della macchina, cioè creare un gruppo che fanno delle cose e queste cose poi saranno vendute anche perché non si devono buttare niente, non è che bisogna buttare i soldi e voi non fate niente, no, vanno venduti alle varie televisioni, televisioni estere, da tutte le, ma come fanno gli altri paesi, c'hanno dei documentaristi, i documentari io sono bellissimi, a me piacciono moltissimo i documentari, perché la fiction non è causa, ma il documentario è un'altra, il documentario... E io ho cominciato anche, perché ho cominciato anche con qualche documentario, così, i primi a colori che si facevano, 16 mm, Dio non si può toccare, perché allora che ci facciamo? La guardiamo, non si può toccare. E se facevano, allora, e questo mi domando. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei sapere una cosa, bando alle teorizzazioni, insomma vedo che lei è uno che proprio propugna la gavetta alla grandissima, io mi domando... parlando di cinema, tutti amiamo il cinema, lei ama il cinema, l'amiamo tutti... Sì. Per un montatore, quanto influisce vedere altri film, ossia avere delle influenze, guarda quello che ha fatto la cosa lì, bellissima, la sfrutto, oppure no, tutto deriva da scienza infusa, tutto deriva da me. Cioè, no. Lei stesso sì. ha avuto delle influenze guardando, non so, altri film, oppure dice no, tutto deriva dalla mia emozione, dalla mia capacità di... Ok, questa è quella domanda, grazie. No, si impara. Allora io facevo un film che si chiamava La tratta delle bianche. E in quel periodo, io lavoravo a Cinecittà, uscivo la sera alle 8:30 andavo a vedere un film, alle 10:30 andavo a vedere un altro, perché mi piaceva. E uscì, il film si chiamava Rommel, la volpe del deserto, dove c'era un antefatto e poi c'erano i titoli. Io subito, ho beccato subito al volo. Ho fatto la tratta delle bianche, cominciava con un antefatto e cominciavano i titoli. Tutti quanti, ah bella, regista, bella sta idea. E ho detto, guarda, ho visto lì, lo faccio. Si prende, si deve prendere sempre. Che fai? Dici no, quello no, quello è bello, non lo guardo. Che vuol dire? No, e se, vi dico ragazzi, gli esami non finiscono mai, c'è sempre da imparare, sempre da vedere, da rubare con gli occhi, quelle cose, certe cose, certo, vedi quello che fa bello, bravo. Però posso dire anche, vedi quello che Somaro che ha fatto. Ci sono certe volte anche che vedo anche cose che non mi quadrano, però. Però a me non mi guarda soltanto quando il film è veramente brutto, perché se no io sono uno spettatore peggio degli altri, entro dentro, piango con loro, rido con loro, faccio tutto, perché sono proprio completamente estraneo alla mia professione.
ci stanno quelli che dice, sai, quando a te lo vedi, no, io lo vedo come te, non è che lo vedo niente, capito? Vedo quelli che parlano come te, poi se mi piace lo seguo, se non mi piace comincio a vedere dei difetti e delle cose. Ma certo che bisogna prendere quello che fanno gli altri, che se è fatto bene, cioè, se è fatto male no, se è fatto bene. Questo vi ho detto l'esempio, vi ho citato anche quello che era, la volpe del deserto e la tratta dei bianchi. Se vi capita di vedere la tratta dei bianchi in televisione, vedete, comincia prima con un artefatto allo Sferisterio a Milano, ci sono i titoli e poi comincia il film. Dunque, ecco. Pasolini, dimmi, Pasolini inizialmente ha trovato, dunque, trovava molta difficoltà prima di trovare lei come montatore, per trovare appunto un montatore che montasse i suoi film, che erano molto slegati. Dunque, cosa significa dire no ad un regista? Per un montatore dire no a un regista, se a lei è capitato, sicuramente è capitato. E questo rientra magari nel fatto che a volte il montatore è costretto a dire di sì e lavorare, forse oggi più difficilmente, però si trova a lavorare a più film contemporaneamente. Per quanto mi riguarda, Pasolini come montatore ha avuto solo me. Io ho cominciato da Cattone e ho finito con Salò. 18 anni ho lavorato per Paolo Pasolini, tutti i film di Pasolini l'ho montati solo io e nessun altro. Perciò non c'era, c'era soltanto a Cattone che l'ha iniziata una certa produzione, come faccio il nome, e quando, dopo due settimane di lavorazione, il montatore di questa produzione dice non si può montare. Il produttore ha chiamato il regista, ha detto qui mi dispiace per te Pasolini, ma il film non lo possiamo fare. Poi è andato da Alfredo Bini. Bini ha detto di sì, io lavoravo con Alfredo Bini che era produttore e il film si sono fatti. Cioè, con Pasolino l'ho fatto tutti quanti. E dire di no, e quante volte ho detto di no? A Ettore Scola ho detto di no. Ho detto di no per una scelta, perché si fanno anche le scelte. Poteva essere sbagliato o no. Io devo fare appunto un film di Pasolino che si chiamava no, La Luna vista dalle nuvole, e lui faceva quel film Scola. Riusciranno i nostri eroi, eccetera. Ma da quel giorno lì io non ho lavorato più con Ettore Scola. Sono loro che sono le grandidine, capito? Qui, vabbè, non fa niente. Ma di no si deve dire. Meglio dire di no che fare le cose o farle così tanto per fare e farle con la mano sinistra, capito? Meglio dire di no. Che significa dire no? Ma quel no poi va a vantaggio dopo, va a vantaggio sulla professionalità. Che è questa che vi si chiede a voi adesso, giovani, dovete avere molta professionalità. E quella è la base di tutto, la professionalità. Dimmi. No, no, al film. La persona, cioè, a Ettore Scola, non ho capito, non è mica l'ultimo arrivato. Ho detto che no. No, ma perché è simpaticissimo, cioè, stiamo sempre insieme con Scola, ci vediamo, ma per carità, non si lavora insieme, tutto lì. Che vuoi? Amica che quando ci vogliamo, scappiamo, anzi. Parliamo, io ho detto tante volte, che vuoi fare, sai, capita delle volte. Ma mai alla persona, sempre al film. A me ha colpito molto la... Vabbè, lei magari si offende, però... il fatto, cioè lei mi sembra un artigiano prima di tutto, e questo a me piace molto. Volevo chiederle se le è mai capitato di montare dei film d'animazione. Animazione? Sì. Ma manca solo quello, guarda, ho montati tutti. Ma manca da montare, coda bianca, poi ho montato tutti. Animazione non l'ho mai fatto. Stop here. Vi ho deluso allora. Grazie.